La ricerca nell'ombra, Cerchio Ifior, edizioni Coop 77. Scifo. In realtà il tema principale di tutte queste varie correnti è la ricerca spirituale. Ma la ricerca spirituale, creature, non è qualcosa che va difesa da un'associazione e non può esserlo. Non è qualcosa che possa in realtà essere ricercata in comune, ma è una via singola e direi quasi irripetibile. Ogni individuo, infatti, ha un suo tipo di spiritualità e di evoluzione, così che accettare una dottrina posta da altri ha ben poco senso, se non come traccia per cercare la propria dottrina e la propria verità interiore. Lasciamo quindi da parte ogni corporazione, ogni associazione, ogni loggia, ogni dottrina scritta come se fosse una legge e cerchiamo di usare il buon senso e la propria comprensione per giungere prima di tutto alla nostra interiorità. Soltanto in quel modo si potrà veramente capire ciò che i maestri da così tanto tempo vanno dichiarando all'umanità. Soltanto in quel modo un individuo potrà arrivare a un grado evolutivo più alto senza farsi trascinare in avventure che molte volte hanno alle spalle tutt'altro che una vera ricerca spirituale. Creature, se davvero volete ricercare la via che porta all'assoluto, se davvero volete ricercare la vostra spiritualità, non andate a cercarla al di fuori di voi, in cose esotiche, in cose dogmatiche, e via, e via, e via, ma osservate voi stessi in ogni momento delle vostre giornate e poco alla volta la spiritualità sarà da voi compresa, accettata, assimilata e raggiunta.